Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Carissimi fratelli, ricevo diverse domande sul fatto se bisogna continuare ad andare in chiesa, visto che purtroppo questa nostra povera chiesa cattolica è stata contaminata da prelati che ne hanno sporcato la croce. Ma la chiesa è di Cristo. La Chiesa appartiene a Cristo, non appartiene a nessun altro, non appartiene dunque a Bergoglio, a Pampero, a qualche altro. La Chiesa è di Cristo come istituzione. Bisogna dunque continuare ad andare in Chiesa e prendere l'ostia consacrata, poiché la Chiesa è di Cristo, non è di Bergoglio. Bisognerà lasciare le Chiese solo quando cambieranno le parole della consacrazione, poiché Gesù non sarà più presente. I veggenti che vedono gli angeli durante la messa affermano che questi angeli sono ancora presenti durante la Eucaristia, presenti per omaggiare, per genuflettersi dinanzi al Re della Gloria. Un'altra cosa molto importante che vi volevo dire è che i satanisti vanno tuttora in chiesa a rubare le ostie sante oppure a trafugarle durante la celebrazione dell'Eucaristia. Alcuni le mettono in tasca e le portano via. E se loro credono e hanno fede e sanno che c'è il corpo di Cristo presente, a maggior ragione dobbiamo credere noi. Non è possibile che i satanisti abbiano più fede di noi in Gesù Cristo. Sappiate che le mani del sacerdote sono consacrate e se lui pecca, lui ne risponderà, ma non voi. Certo, bisogna prendere la comunione in ginocchio e non in piedi, e bisogna prenderla in bocca. Se si rifiutano di darvela sulla lingua, non toccate. Non profanate il corpo di Cristo, fate in casa la comunione spirituale e ritornate anche 100 volte in chiesa, sino a quando quel sacerdote infedele si arrenderà, se si arrenderà, e vi darà il corpo di Cristo sulla lingua, altrimenti continuerete a fare la comunione spirituale nelle vostre case. Bisogna scegliere sacerdoti non venduti a Satana per apprendere il vero catechismo e i veri insegnamenti. Sono quelli i sacerdoti che bisogna seguire. Se il sacerdote che frequentate vi dice che è giusto e santo fare certe pratiche demoniache come benedire il male, genuflettersi ad idoli pagani e satanici ed altri insegnamenti che sono contro la dottrina, scappate, scappate da quella chiesa. Ma se è solo un povero Don Abbondio che ha paura di perdere casa, il tetto e sostentamento, pregate per lui. Non abbandonate la chiesa, non abbandonate quella chiesa e quel sacerdote. Continuate a prendere lì la comunione, anche se quel sacerdote non ha la fede forte, ma è come un Don Abbondio. Perché la Chiesa sarebbe vuota e al posto di quel vuoto entrerebbe Satana. Nella solitudine di quel tempio, senza preghiere dei fedeli e senza lo spirito di preghiera dei fedeli, quel sacerdote, quel povero sacerdote, sarebbe da solo e soccomberebbe al male. Le chiese vanno riempite con il nostro esempio, la nostra preghiera potente e la nostra fede. Dobbiamo far tremare le mura della chiesa quando entriamo lì, in quella chiesa. Se un sacerdote afferma durante la Santa Messa una eresia, come quella per esempio detta da un certo Don Fredo, che affermava: "Non dico il credo perché non ci credo", urlategli contro, urlategli che lui è il figlio del demonio e che deve lasciare la tonaca e che deve fare messe in compagnia del suo vero padrone, Satana. Combattete,
combattiamo con i salmi di guerra, non ci facciamo togliere quello che è nostro di diritto, quel diritto conquistato sul Calvario dal Re della Gloria. Così sia. Amen. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Carissimi fratelli, ricevo diverse domande sul fatto se bisogna continuare ad andare in chiesa, visto che purtroppo questa nostra povera chiesa cattolica è stata contaminata da prelati che ne hanno sporcato la croce. Ma la chiesa è di Cristo. La Chiesa appartiene a Cristo, non appartiene a nessun altro. Non appartiene dunque a Bergoglio, a Pampero, a qualche altro. La Chiesa è di Cristo come istituzione. Bisogna dunque continuare ad andare in Chiesa e prendere l'ostia consacrata, poiché la Chiesa è di Cristo, non è di Bergoglio. Bisognerà lasciare le Chiese solo quando cambieranno le parole della consacrazione, poiché Gesù non sarà più presente. I veggenti che vedono gli angeli durante la messa affermano che questi angeli sono ancora presenti durante la Eucaristia, presenti per omaggiare, per genuflettersi dinanzi al Re della Gloria. Un'altra cosa molto importante che vi volevo dire è che i satanisti vanno tuttora in chiesa a rubare le ostie sante oppure a trafugarle durante la celebrazione dell'Eucaristia. Alcuni le mettono in tasca e le portano via. E se loro credono e hanno fede e sanno che c'è il corpo di Cristo presente, a maggior ragione dobbiamo credere noi. Non è possibile che i satanisti abbiano più fede di noi in Gesù Cristo. Sappiate che le mani del sacerdote sono consacrate, e se lui pecca, lui ne risponderà, ma non voi. Certo, bisogna prendere la comunione in ginocchio e non in piedi, e bisogna prenderla in bocca. Se si rifiutano di darvela sulla lingua, non toccate, non profanate il corpo di Cristo, fate in casa la comunione spirituale e ritornate anche 100 volte in chiesa, sino a quando quel sacerdote infedele si arrenderà, se si arrenderà, e vi darà il corpo di Cristo sulla lingua, altrimenti continuerete a fare la comunione spirituale nelle vostre case. Bisogna scegliere sacerdoti non venduti a Satana per apprendere il vero catechismo e i veri insegnamenti. Sono quelli i sacerdoti che bisogna seguire. Se il sacerdote che frequentate vi dice che è giusto e santo fare certe pratiche demoniache come benedire il male, genuflettersi ad idoli pagani e satanici, ed altri insegnamenti che sono contro la dottrina, scappate, scappate da quella chiesa. Ma se è solo un povero Don Abbondio che ha paura di perdere casa, il tetto e sostentamento, pregate per lui. Non abbandonate la chiesa, non abbandonate quella chiesa e quel sacerdote. Continuate a prendere lì la comunione, anche se quel sacerdote non ha la fede forte, ma è come un Don Abbondio.
Perché la Chiesa sarebbe vuota e al posto di quel vuoto entrerebbe Satana, nella solitudine di quel tempio, senza preghiere dei fedeli, e senza lo spirito di preghiera dei fedeli, quel sacerdote, quel povero sacerdote, sarebbe da solo e soccomberebbe al male. Le chiese vanno riempite con il nostro esempio, la nostra preghiera potente e la nostra fede. Dobbiamo far tremare le mura della chiesa quando entriamo lì, in quella chiesa. Se un sacerdote afferma durante la Santa Messa una eresia, come quella per esempio detta da un certo Don Fredo, che affermava: "Non dico il credo perché non ci credo", urlategli contro, urlategli che lui è il figlio del demonio e che deve lasciare la tonaca e che deve fare messe in compagnia del suo vero padrone, Satana. Combattete, combattiamo con i salmi di guerra, non ci facciamo togliere quello che è nostro di diritto, quel diritto conquistato sul Calvario dal Re della Gloria. Così sia. Amen.